Ciao ragazzi, Dunk or Die potrebbe essere l'ultima delle occasioni che ho, o una delle ultime, ed è importantissimo per me continuare a provare a vedere come sta il mio ginocchio. Ho montato un canestro artigianale, non so neanche come sarà in sicurezza, devo farmi una mezz'oretta di salto, posso farlo solo qui per due motivi, perché sono a piedi e perché soprattutto non ci sono tanti campi in giro, me lo sono costruito da solo. Mi riscaldo, salto un po', vediamo come va, ma niente ci può fermare se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. E io ho il canestro, l'ho montato, spero solo di non farmi male. Allora, posto che non salterò al massimo, però così questo environment, ambiente, mi costringe a controllare gli atterraggi, a utilizzare per forza tutto l'equilibrio del corpo che ho, stare attento alle rotazioni, però principalmente lo faccio perché così posso provare con un canestro più basso, come avete visto sarà circa 2,80. Con un canestro più basso a schiacciare un po' con entrambi i piedi. In questo modo posso andare ad equilibrare ancora meglio il mio corpo e vedere il ginocchio come va. Just confidence, serve solo per costruire un po' di confidenza. Non so ancora se salterò tanto, poco, come, perché e quando. Il fatto di avere il muro dietro non mi aiuta, ma il fatto di avere il canestro più basso un po' sì, quindi si complicano le cose. Jump balance, ricordatelo. Non pensavo di chiuderla, ma bene così. Ok, rotation abolite, completamente abolite. Secondo me butterò sui palloni e comincerò a spingere cercando di dunkare il più possibile. Destro, sinistro, centro. Rotazioni in corsa non mi funzionano bene perché c'ho il muro contro e se vado contro quel muro mi faccio veramente male a sto giro. Quindi, già jump.
un meme